Fulford, con il quale condivido da più di 15 anni il progetto della fondazione e diffusione della filosofia della psichiatria in Europa e a livello internazionale. Il professor Fulford è psichiatra, medico-psichiatra di formazione, ma anche professore di filosofia a Oxford e fellow del St. Catherine's College a Oxford. È consulente della salute pubblica nel Regno Unito e per conto del Ministero della Salute Pubblica sviluppa da anni politiche sanitarie per la salute mentale, ma direi ancora più importante è l'anima della rinascita della filosofia della psichiatria in questi ultimi 20 anni. In questo senso ha avuto un riconoscimento assai prestigioso, gli è stata intitolata una fellowship di filosofia e psichiatria a Oxford, che si intitola la Fulford Clarendon Fellowship, a cui è stato assegnato un grant di 2 milioni di sterline per il finanziamento della ricerca e dello studio della filosofia della psichiatria. E quindi con profonda emozione che do la parola al professor Fulford, al quale esprimo a nome di tutti noi, degli organizzatori del congresso, del professor Mariani, del professor Scapicchio, di tutti i partecipanti, la nostra più viva gratitudine per aver accettato questo invito. I'm not a technical person. I'm conscious there are many colleagues here who are very good with machines. Non sono un tecnico, ma meno male che molti dei miei colleghi sono più bravi di me con le macchine e mi possono dare una mano. In Oxford, I'm not allowed to touch anything mechanical. A Oxford mi impediscono di toccare qualsiasi cosa per paura che la distrugga. Unless they want it to break down and be replaced. A meno che non vogliono avere una scusa per sostituirla, ovviamente. And then I have to lay my hands on it, per cui it devo dies. Semplicemente alzare le mani e fermarmi. So thank you. So I am talking today about the title of Delusions and Spiritual Experience, a case study in values-based practice and its implications for the future of psychiatric diagnostic classification. L'argomento della lezione di oggi sono le delusioni e l'esperienza spirituale, una casistica nella pratica basata sui valori e le implicazioni per il futuro della classificazione diagnostica nella psichiatria. So this is a long title and I'm afraid a long talk. Il titolo è lungo e purtroppo sarà lunga anche la lezione. But there is a lot to talk about, delusions and spiritual experience. Però è un argomento che offre molto di cui parlare. And not just in theory, but around a real person, a case study. Però non sarà un discorso basato sulla teoria, noi parleremo di un caso pratico, quello che è accaduto a una persona vera. And it's that real person, and of course all real people, that this talk is really about, and about our diversity of individual values. This is about values-based practice. E il vero argomento di questa lezione sono appunto le persone, la diversità dei valori e di una pratica basata su di essi. And so what we in psychiatry have to achieve, lo scopo della psichiatria per noi, is bringing together the powerful science we have with individual people. È quello di mettere insieme la scienza, il suo potere e combinarla con le persone. And that's what I'll be looking at in the last part of the talk. E questo sarà l'oggetto dell'ultima parte del nostro discorso. When we come to the implications of this work on
values-based practice for the future of psychiatric diagnosis. Quando parleremo delle implicazioni della pratica basata sui valori e in termini di futuro, dei futuri sviluppi della psichiatria e della diagnostica. Now it might seem strange to be emphasizing the role of philosophy in an age of big neuroscience. This is one of our amazing brain images. Può sembrare strano mettere in evidenza il valore della filosofia nella neuroscienza, come si può capire da questa immagine del cervello umano. And indeed one famous scientist at least, Stephen Hawking. Stephen Hawking è un famoso scienziato. The theoretical physicist in Cambridge. Un fisico teoretico a Cambridge. Has recently pronounced philosophy as dead. Secondo lui la filosofia è morta. Well, certainly that's not true of philosophy in psychiatry. We have 43, actually it's more than that now, but we have many new groups all around the world. Però questo secondo me non è vero, ci sono 43 nuovi gruppi nel mondo. Sections in the World Psychiatric Association and the European Psychiatric Association. Sezioni nella sezione europea della psichiatria, l'Organizzazione Europea Mondiale della Psichiatria. And an international network that runs an annual conference. Un network internazionale che ogni anno tiene una conferenza molto importante. And new professorial chairs, not just in the UK, but in the Netherlands, of course here in Italy with Giovanni Stangalini, and in South Africa. E nuove cattedre, non solo in Inghilterra, ma anche per esempio in Sudafrica, in Italia, in Olanda. And there are many training programs, research, and oltre of course, a svariati programmi di formazione e di ricerca. The journal Philosophy, Psychiatry and Psychology. La PPP, Philosophy, Psychiatry and Psychology. And in Oxford, we have now a doctoral scholarship program, a DPhil program. Per esempio a Oxford abbiamo anche un programma di filosofia nuovo, il DPhil Scholarship. And we appointed last year our first postdoc fellow in philosophy and psychiatry. L'anno scorso abbiamo nominato primo postdoc fellow in philosophy and psychiatry. We have our first summer school this year. Quest'anno ci sarà il primo programma estivo. Which you will see is in mind, value and mental health and is at St. Catherine's College. Giovanni indicated. La scuola sarà al St. Catherine's College, parla di mente, valore e salute mentale. We also have a wonderful book series. You may have seen some of these books, and you'll see that we now have 40 volumes in the series. Abbiamo una gamma meravigliosa di volumi composta da 40 tomi. And indeed, the 40th book is by Giovanni. Is a wonderful collection of articles about Carl Jaspers, about one century of Jaspers general psychopathology. L'ultimo volume al quale ha collaborato Giovanni parla dell'esperienza di Carl Jaspers e raccoglie una serie di articoli su questi argomenti. And coming just after Giovanni's book will be the new Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry. Il prossimo sarà un manuale edito da Oxford sulla filosofia e la psichiatria. And finally we have the post that Giovanni just mentioned, which is the newly endowed tutorial fellowship. E come Giovanni ha detto, abbiamo anche ricevuto una fellowship con una donazione molto consistente. Which has £2 million worth of money endowed behind it. Parliamo di 2 milioni di sterline. But it's not just about theory, it's also about philosophy into practice, it's about people. Però come ho detto non è solo teoria ma piuttosto è la filosofia messa in pratica e che si concretizza nelle persone. And of course we've always had the importance of phenomenology alongside psychopathology and neuroscience. Parleremo di fenomenologia, psicopatologia e neuroscienze. But there's also now work by a colleague of ours in Oxford, Hannah Pickard, who is a philosopher of mind. Un mio collega, Pickard, ha parlato che è un filosofo della mente. But appointed by our Department of Justice. È stato scelto dal Dipartimento di Giustizia. To develop training programs for prison officers. Per sviluppare un programma di formazione per i funzionari del Dipartimento. And then there's values-based practice that I will talk about later. Che riguarda appunto la pratica basata sui valori di cui parleremo oggi.
Now I thought it was important to tell you of these exciting developments. Secondo me era importante parlare di questi sviluppi nuovi ed emozionanti che stiamo vivendo. Because Stephen Hawking is not alone in thinking philosophy is dead. Perché Stephen Hawking non è solo a pensare che la filosofia è morta. But it certainly isn't dead in Oxford. Sicuramente però non è morta in Oxford, a Oxford. Now there's lots of different Oxford philosophies. Beh, a Oxford ci sono diverse tipo di diverse filosofie e filosofi, correnti filosofiche, diciamo. I've been working in what is called the analytic tradition. Io ho lavorato con la tradizione analitica, cosiddetta tradizione analitica. And in particular in what is sometimes called Oxford and Oxford ordinary language philosophy. Una filosofia, quella che si chiama Oxford o filosofia ordinaria del linguaggio. This is helpful to us, I believe, in psychiatry and neuroscience in many ways. Secondo me è d'aiuto nella psichiatria e nella neuroscienza in molti modi. But in particular because what it gives us when it's successful is a more complete view, a more complete understanding. Soprattutto perché ci consente di avere un quadro più completo e uniforme. And you'll see later this is important for the future of psychiatric diagnostic classification. E come vedrete questo è un aspetto molto importante per la classificazione diagnostica psichiatrica. Now why do we need philosophy? Dunque, alla fine, perché ci serve la filosofia? We have all the neuroscience. Abbiamo la neuroscienza. But how are we using the neuroscience? Però come la stiamo usando? Well, can I ask how many people here have heard of the DSM? Ma quanti di voi conoscono il DSM? Can you put your hand up if you've heard? Alzate la mano. Okay. And you all know that there is a new DSM, DSM-5, that is now on the American Psychiatric Association website. Sapete che adesso il DSM-5 è pubblicato sul web. And let's have another vote. How many people think that the DSM-5 is being welcomed? Allora adesso secondo voi il DSM-5 è ben accolto? Cosa ne pensate? Is it a success? È un successo oppure no? How many people think Alzate la mano se è un successo oppure no? Well, you're right, it's not being a success. Beh, avete ragione, non è un granché. A lot of work has gone into it. È stato fatto un grande lavoro. But it is being criticized. Però è stato oggetto di molte critiche. By patient groups. Da parte di gruppi di pazienti. By clinicians. Dagli addetti ai lavori. By doctors and, dottori. Yeah. And most importantly, it is being criticized by neuroscientists. Soprattutto è stato criticato dai neuroscienziati. And the latest problem for DSM-5. E l'ultimo dei problemi per il DSM-5. Is that Thomas Insull, ecco, Thomas Insult, who is head of the National Institutes for Mental Health in America, che è capo dell'Istituto Mentale per l'Istituto Nazionale per le Malattie Mentali in America, and they are the very biggest funders of neuroscience research, che sono i massimi fondatori della ricerca neuropsichiatrica, has withdrawn NIMH, the National Institute support, from the DSM. Ha tolto una parte importante dalla documentazione del DSM. No. Hanno ritirato i finanziamenti, scusate. Okay. Thank you. So we have a problem, and it's a problem that the public recognize. E questo chiaramente è un grosso problema, rigoro sotto gli occhi di tutti. The cartoon you can see is from an English newspaper. Questa vignetta è di un giornale inglese. A public newspaper. Un giornale pubblico. Not a specialist psychiatry newspaper. Non parliamo di una rivista specializzata. And you can see that it shows a doctor talking to the nurse about a patient. C'è un dottore che parla all'infermiera di un paziente. And the doctor is saying, "It's a new one on me." He says he's suffering from DDP, diagnostic disagreement phobia. Questo è nuovo, dice il dottore della vignetta. Dice di soffrire della DDP, fobia per il disaccordo diagnostico. So,
the public are saying psychiatry is in a mess. Quindi in pratica in giro si dice che la psichiatria è in un gran casino. And the specialist research disciplines are saying psychiatry is in a mess. The neuroscientists are saying that. Quindi i neuroscienziati stanno dicendo questo. And we need to do something about it. Secondo me abbiamo bisogno, dobbiamo fare qualcosa a tale proposito. Well, one thing we can do about it is, in Austin's term, to come to a more complete view. Quindi per usare le parole del dottor Austin dovremmo raggiungere una visuale più completa. Not just of the DSM, but of psychiatric classification as a whole. Non semplicemente del DSM, ma della classificazione psichiatrica in generale. So this is what I'm going to cover now in the rest of my talk. Quindi il resto della mia chiacchierata, della mia lezione, verterà su questo. So I'm going to start with a case study of a real person who I will call Simon. Parlerò di un caso vero, il soggetto è una persona che ho ribattezzato Simon. We will then look at three ways of understanding Simon's story. E analizzeremo tre chiavi di lettura della storia di Simon. This will bring us to values-based practice, che ci condurrà alla pratica basata sui valori, which we will look at briefly, but to show you that it is already helping us in practice. Che analizzeremo brevemente, ma alla fine per giungere alla conclusione che ci sta già aiutando nella pratica. And we are just beginning to apply it to psychiatric diagnosis. E per vedere che la stiamo già applicando alla diagnosi. And then we'll look finally at the wider implications of this work for psychiatric diagnostic classification. E analizzeremo le più, da un punto di vista più ampio, le implicazioni per la classificazione diagnostica. Now, it's quite a long talk, and I apologize again. Quindi si tratta di una chiacchierata piuttosto lunga e mi scuso di nuovo. But the bottom line, do you say that? Bottom line? Sì. The bottom line, yeah? Però la conclusione, il punto focale, is to completely change the way we understand psychiatry. È di cambiare il modo in cui noi vediamo la psichiatria. Not as being in a mess. Cioè, non si tratta di una scienza incasinata, in profonda crisi. But as being a science at the cutting edge. Ma di una scienza all'avanguardia. So let's, thank you. So let's start with the case study. Quindi vediamo questo caso. And this is a story about delusion. Si parla di un disturbo. But it's importantly a story about a particular person. Ma anche la storia molto importante di una persona in particolare. Now, the person is not called Simon. Ovviamente non si chiama Simon. But he is a real person. Però è una persona vera. And he has now published his own story. E ha anche pubblicato la sua storia. So this is the story as we got it in Oxford many years ago. È una storia che ha avuto luogo a Oxford diversi anni fa. So Simon then was about 40 years old. Yes, go on. And a successful lawyer working in America. Si tratta di un avvocato di successo americano e all'epoca dei fatti quarantenne. But Simon was a black lawyer. Era un avvocato nero. Working in an area of America where there was a lot of racial prejudice. E lavorava in una regione dell'America in cui la pressione razziale era molto forte. Now, his career was very successful until one day a group of his white colleagues decided to attack him for malpractice. La sua carriera era alle stelle e andava benissimo finché un gruppo di suoi colleghi bianchi non ha deciso di attaccarlo accusandolo di cattiva pratica delle proprie funzioni. Now this was very dangerous and frightening for Simon. Chiaramente era qualcosa, era una minaccia molto seria per Simon. And although he had never been religious, sebbene non fosse mai stata una persona religiosa, he responded to this threat. Lui ha risposto a questa minaccia by going home one evening and setting up an altar, a table in his front room.
Ha risposto a questa minaccia andando a casa e costruendosi un altarino che ha messo in salotto. And he found the old family Bible, a big Bible. Ha poi ritrovato una vecchia Bibbia di famiglia. Which he opened on the table. Che all'aperta l'ha messa sul tavolo dell'altare. And then he placed two candles either side. Con due candele al fianco. And he then prayed all night. E si è messo a pregare tutta la notte. Now when he woke up in the morning, al suo risveglio al mattino, he saw that the wax from the candles had run onto the Bible. Ha visto che la cera della candela era colata sul libro, sulla Bibbia, and had marked some of the words, contrassegnando alcune delle lettere, delle parole nelle pagine della Bibbia. And he jumped up and immediately called one of his friends. Allora si alzò lì in discatto e subito andò a chiamare un suo amico. And I'm going to read you what he said. I will read it and then pass it to you to translate. Okay. Okay. But imagine that he is speaking very fast and he is very excited. Adesso vi leggo il testo della conversazione. Però immaginatevi che sia stata pronunciata con un tono molto esagitato. So he says, I got up and I saw the seal, the wax, that was in my father's Bible, and I called my friend and I said, you know, something remarkable is going on over here. I think the beauty of it was the specificity by which the sun burned through. It was in my mind a clever play on words. So it's just this little bit there. Sì. Yeah, just the italics. Okay, no? Yes, that's right. Allora, io mi sono alzato e ho visto il sigillo sulle pagine della Bibbia, era un sole che aveva rimarcato alcune delle parole e secondo me la bellezza di questo, quello che ho vissuto, è la specificità con la quale il sole, questa specie di sole, brillava sul libro. Okay. Mm. Now, the wax seals meant nothing to Simon's own family and friends. Secondo la famiglia e gli amici di Simon, queste tracce di cera non avevano nessun significato. But he continued to have experiences like this. Però lui ha continuato ad avere questo tipo di esperienze. And he would take photographs of them. E ha scattato delle foto. And carry them around with him. Portandosele con sé. And when he was asked what they meant, quando gli chiedevano cosa significassero, he said, "They show that I am the living son of David." Mostrano che io sono il figlio vivente di Davide. I am the captain of the guard of Israel. Sono il capitano della guardia di Israele. And sometimes he said, "Oh my God, why did you choose me?" E a volte diceva, "Oh mio Dio, perché hai scelto me?" But he said this helped to increase my own sense of power and wisdom. Però questa esperienza mi ha aiutato ad accrescere il mio senso di forza, la mia forza e il mio senso di la mia saggezza. Now remember, his own family and friends couldn't understand this. Tenete conto che né la sua famiglia né i suoi amici lo capivano. But when Simon was confronted by the fact that they didn't understand him, he said, "I'm not worried about that. I don't get upset because I know within myself that they are true." Quando Simon è stato messo di fronte al fatto che le persone a lui più vicino non lo capissero, non condividessero il suo punto di vista, lui rispondeva, beh, per me non è un problema, non sono né arrabbiato né spaventato, perché dentro di me io so di avere ragione. Now, this is a true story. Dunque, questa è una storia vera. And I use Simon when I'm teaching psychopathology to medical students and psychiatrists. E quando parlo, mi insegno psicopatologia all'università, io uso spesso il caso di Simon. And it's important because his experiences illustrate what is called a delusional perception. Questa esperienza è importante perché descrive bene cosa sia una percezione del delirio. Delirante. So this is how a delusional perception is defined in one of the scientific manuals for psychiatry we use in the UK. Di seguito vi leggo la descrizione di questo tipo di disturbo. If we think of Simon. Sta parlando di Simon. So a delusional perception is based on sensory experiences, that's the wax seals. Una percezione delirante è basata su un'esperienza sensoriale, appunto la cera.
and involves suddenly becoming convinced that a particular set of events has a special meaning. E comporta che una persona improvvisamente si convinca che una certa serie di eventi abbia un significato particolare. So Simon has a delusional perception, and in the World Health Organization classification. Questo sarebbe il caso appunto di Simon e nella classificazione riportata dall'OMS. That means he has a psychotic illness. Simon ha una malattia psicotica. For a diagnosis of psychosis. Per una diagnosi della psicosi. As many of you know. Come molti di voi sanno. You need one of a number of key symptoms. C'è bisogno di rintracciare una serie di sintomi. And then you have schizophrenia. Come la schizofrenia. Or bipolar disorder. O disturbo bipolare. Or an organic psychosis. O psicosi organica. And so on, depending on the other features of the presentation. Eccetera, eccetera, in base poi alla. La traduzione non è sintomi come la schizofrenia, la maniaco-depressiva o la psicosi organica, ma sintomi per diagnosticare una schizofrenia, una psicosi maniaco-depressiva o una psicosi organica. Grazie. Ok. So, using the World Health Organization classification, we have to say that Simon has a serious illness. Quindi per usare la classificazione dell'OMS, Simon ha una malattia piuttosto seria. But what happened to Simon? Però cosa è successo a Simon? Was that he was not only empowered by his experiences? Quindi lui non ha ricevuto un potere da questa esperienza? But he was guided by them. Ma piuttosto questa esperienza lo ha guidato. And he was guided to fight the law case. Lo ha guidato per intavolare una causa legale. Which he won. Che poi alla fine ha vinto. And then his reputation as a lawyer went ever higher. Il risultato è che la sua reputazione di avvocato ne è stata addirittura potenziata, ne ha ricevuto un beneficio. And he made a lot of money. Ha anche guadagnato un sacco di soldi. And the last we heard of him from Oxford. E l'ultima volta che abbiamo avuto notizie di lui a Oxford. He was setting up a research fund. Stava mettendo in piedi un fondo di ricerca. To study not psychosis, per studiare non la psicosi, but spiritual experience. Ma l'esperienza spirituale. Now, this brings us to the DSM. E questo ci riconduce al DSM. Not the new DSM, but the old DSM. Non quello nuovo, il vecchio. This is DSM-4. Cioè il DSM-4. And DSM-4 has, and DSM-3, il DSM-4 come il 3 have an important extra diagnostic criterion. Hanno un criterio supplementare di diagnosi molto importante. And this is the criterion of clinical significance. È un criterio di importanza importante dal punto di vista clinico. So this is a big difference from ICD. E questo rappresenta una differenza importante rispetto all'ICD. But very little attention has been paid to it. Sebbene non gli sia stata rivolta grande attenzione. But it's very important for understanding Simon. Però è importante per capire il caso di Simon. Now remember, Simon has a delusional perception. Ora tenete conto che Simon ha una percezione delirante. So he satisfies criterion A in DSM. Per cui lui corrisponde al criterio A del DSM. But think about Simon for criterion B. Però, analizzando il caso di Simon in base al criterio B, this is a criterion of social and occupational dysfunction. C'è una disfunzione sociale e occupazionale. I will read it and then pass to Emanuela. For a significant portion of the time since the onset of the disturbance, one or more major areas of functioning, such as work, interpersonal relations or self-care, are markedly below the level achieved prior to the onset.
Per una parte importante del tempo precedente alla comparsa del disturbo, una o più delle aree principali della propria vita, come per esempio il lavoro, le relazioni interpersonali, eccetera, sono significativamente al di sotto del livello raggiunto prima della comparsa dei sintomi stessi. Thank you. So Simon satisfies criterion A, but not criterion B. Per cui Simon corrisponde al criterio A, ma non al B. At least on the information we've got. Perlomeno per le informazioni che abbiamo. Because his occupational functioning is enhanced, not reduced. Perché la parte professionale, lavorativa della sua vita è migliorata anziché penalizzata. Now, when I present Simon in America. Quindi quando presento il caso di Simon in America. They say, good. We thought DSM is a better classification. Beh. Bene, noi pensavamo che il DSM andasse, fosse fatto bene, insomma. And it's because it's evidence-based, it's science-based. E questo è perché è basato sulle prove, sulla scienza. This is from the introduction to DSM-4, which was written by Alan Francis. Questo è tratto dall'introduzione del DSM-4, scritto da Alan Francis. Who is a great clinician and epidemiological scientist. Che è un grande scienziato epidemiologico. And it's the language of evidence-based medicine. Ed è il linguaggio della medicina basata sulle prove. Empirical foundation. Fondazione empirica. Breadth of available evidence. Il respiro della prova disponibile. L'ampiezza, scusa. Formal evidence-based process. Processi formali basati sulle prove. And so on. Eccetera, eccetera. So the question is. Is DSM a better classification, at least in this case, because it's evidence-based, or is there something else going on? Allora, il punto è, il DSM è un modo di classificare i disturbi migliore di altri, o siamo di fronte a qualcosa di completamente diverso? I want to suggest to you that there are values driving this diagnosis. Ecco, io vi darei un suggerimento. Per capire questa diagnosi bisogna pensare ai valori che la sottendono. So this is criterion B from DSM again. Quindi ecco di nuovo il criterio B preso tratto dal DSM. And you see it's not just about change of function. Sorry? It's not just about change, different function. E quindi si tratta non solo di analizzare il cambiamento di varie funzioni. It's about worse functioning. Si parla di funzioni che possono essere migliori o peggiori. It's functioning below the level achieved. Si parla di una funzionalità al di sotto del livello normalmente raggiunto. So criterion B depends on value judgments. Per cui il criterio B dipende sui giudizi dati ai valori. So Simon has a psychotic illness if we ignore values. Quindi se noi lasciassimo perdere i valori, Simon ha una malattia, soffre di una malattia psicotica. But when we bring values in alongside evidence, però, we can understand he has a spiritual experience. Però se mettiamo in evidenza i valori, allora Simon diventa una persona che ha avuto una grande esperienza spirituale. Two classifications and the difference is a matter of values. Quindi due modi diversi di classificare uno stesso fenomeno e la differenza è fatta dai valori, dal modo di dare loro importanza. And our colleague in the States, John Sadler, un mio collega americano, John Sadler, has done a complete analysis of the way values come into psychiatric diagnosis. Ha svolto un'analisi completa del ruolo dei valori nella diagnosi psichiatrica. This is his book. Il libro è questo. So, I'm going to move now a little faster. What we have done is to go through the story of Simon, not from the outside, but using the diagnostic tools of psychiatry. Quindi quello che abbiamo fatto è analizzare il caso di Simon non dall'esterno, ma utilizzando gli strumenti di analisi diagnostica che abbiamo a nostra disposizione. And this has shown us that values are right there in the middle of the process. E questo ci ha portato a capire che i valori sono il cuore di questo processo di analisi. So, how should we understand that? How can we interpret those values? Quindi come li dovremmo interpretare?
Does the name Thomas Sass still conoscete resonate? Thomas Sass? Who's heard of Thomas Sass? Alzate le mani. Okay. He was a professor of psychiatry who died sadly last year. Era un professore di psichiatria che purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso. Who argued that mental illness is a myth. Secondo lui la malattia mentale è un mito. Why? Because it's about values. E dunque perché? Perché riguarda i valori. The opposite opinion from another professor of psychiatry, Bob Kendall. Un altro professore di psichiatria aveva, il dottor Kendall aveva un punto di vista opposto. Is that the values in psychiatric diagnosis? E cioè che i valori della diagnosi psichiatrica show that it is a primitive science. Dimostrano che si tratta di una scienza primitiva. This is the view that many in some areas of neuroscience hold today. E questo è quello che si pensa in molti settori della neuroscienza oggi. One of my colleagues in the UK, Nick Craddock. Nick Craddock, un mio collega inglese. Wrote an article in a science magazine two weeks ago. Ha scritto un articolo due settimane fa per una rivista specializzata. Arguing that psychiatry had 500 years to catch up. Dicendo che la psichiatria ha 500 anni da scontare, cioè ai quali far fronte. These are clever people, and I'm not going to do justice to their arguments. Si tratta di colleghi estremamente brillanti e non voglio adesso qui esporre e dare giustizia alle loro argomentazioni. But there is a different way of understanding this. Però c'è un diverso punto di vista that we can take from philosophy, che possiamo trarre dalla filosofia. From Austin, through one of Austin's pupils who worked on values, R.M. Hare. Partendo da Austin fino a uno dei suoi allievi, il dottor Hare. And who in turn taught me. Hare taught. Hare was my teacher. E che è stato il mio insegnante. And Hare has a lot of interesting work on the logic of values. Il quale era molto interessato al lavoro basato sui valori logici. For our purpose today, the key point is. E il punto focale della nostra lezione oggi. That values are always there, they are like the air we breathe. I valori ci sono sempre, è come l'aria che respiriamo. But like the air we breathe, we notice it when it becomes difficult. Però proprio come l'aria ci accorgiamo che esistono solo quando ci troviamo in difficoltà. Now, this is the place where I want to talk a little bit of philosophy. Adesso vorrei parlare un po' più di filosofia. So let me pause for a moment on this key idea from R.M. Hare. Lasciate che vi parli un po' più in dettaglio di questo concetto importante del dottor Hare. Imagine if one of us has a heart attack. Per esempio, se avessimo un attacco cardiaco. We could say my heart is not functioning properly. Diremmo il mio cuore non funziona bene. My heart is dysfunctioning. Sta avendo una disfunzione. We are making a value judgment. Facciamo un giudizio di valore in questo momento. But we don't notice that. Però non ci facciamo caso. Why? Because the values are the same for anybody in this room. Perché i valori sono gli stessi per tutti i presenti. So this is when we can breathe easily because the values are shared. E quindi è come quando possiamo respirare con facilità perché i valori sono condivisi da tutti. But psychiatry doesn't deal with something simple like a heart. Però la psichiatria non ti consente di guarire come si può fare con una malattia cardiaca. Psychiatry deals with emotion. La psichiatria ha a che fare con le emozioni. Belief. Con i convincimenti. Sexuality. La sessualità. Motivation. La motivazione. And these are all areas where human values are highly diverse. E tutte queste aree hanno ciascuna di loro dei valori ben diversi. So our values conflict. Per cui si tratta di valori che possono entrare in conflitto. And so we notice them. E allora in quel caso ci accorgiamo che esistono. So visible values, explicit values. Quindi i valori visibili, espliciti. Reflect the diversity of our values as individual human beings.
riflettono la diversità dei nostri valori come esseri umani. Now, how does that play out? Well, I worked on this in my early work on value theory. E questo è stato introdotto nel mio ultimo lavoro. As applied to the language of medicine. Sorry? As applied to the language of medicine. Applicato al linguaggio della medicina. And from that came this practical approach of values-based practice. E da ciò è derivato un approccio pratico. So what is values-based practice? Di cosa parla l'approccio basato sui valori? It's about diversity of individual human values. Riguarda la diversità dei valori umani. And it is a new skills-based, it's based on clinical skills, a skills-based approach to clinical decision-making that focuses on the unique values of individual people, and that includes patients, carers, clinicians and managers. Thank you. È un approccio basato sulle competenze nei confronti del processo decisionale clinico, focalizzato sui valori unici delle singole persone, parlando di pazienti, addetti ai lavori, personale ospedaliero, dirigenti, eccetera. So I won't have time to describe the approach in detail. Quindi adesso vorrei descrivere questo tipo di approccio in dettaglio. But it is an area where the philosophy is helping us in training, policy and research in Però mental health. È un settore nella quale la filosofia ci aiuta per quanto riguarda l'aspetto formativo o la politica e la ricerca. A few examples. Quindi andiamo avanti con alcuni esempi. In training, this is the first training manual. Per quanto riguarda la formazione, questo è il primo manuale di formazione. And this was launched by the Minister for Mental Health in London in 2006. È stato lanciato nel 2006 dal Ministro per la salute mentale a Londra. And it was used in a number of training areas, including work supporting our mental health law in the UK. È stato usato in diverse occasioni in Inghilterra, in particolare per offrire una base per il supporto alle malattie mentali. So we had a new Mental Health Act. Quindi abbiamo un nuovo atto unico per le malattie mentali. With a code of practice. Un codice pratico. And then we developed training materials that were values based to support people using the act. E abbiamo creato tutta una serie di materiali ad uso formativo per supportare gli addetti ai lavori. From that, many areas of policy developed. E da qui possiamo passare alla politica. And these are just a few examples, but qui potete vedere una serie di esempi, vabbè. And research. E poi passiamo alla ricerca. Well, this brings us back to psychiatric diagnosis. Il che ci riporta alla diagnosi psichiatrica. Because research is very much an area where values-based and evidence-based approaches come together. Perché la ricerca è un campo nel quale la pratica basata sui valori e sull'evidenza trovano un punto d'incontro molto importante. And we have resources for this. Queste sono una serie di risorse. Which have led to the development of a research program between John Sadler and myself. Che hanno portato allo sviluppo di un programma di ricerca condotto da me e da John Sadler. And a series of meetings in the States and in London. E una serie di incontri svolti in America e a Londra. The last of which was jointly supported by the World Health Organization and our Department of Health. L'ultimo dei quali è stato supportato dall'OMS e dal Ministero della Salute. And which led to this good practice guidance. Che ha portato alla creazione di questa di questo vademecum on psychiatric diagnosis. Sulla diagnosi psichiatrica. Again, I won't go into it in detail, but the important point is that it's very much built around values-based and evidence-based approaches. Quindi adesso vorrei affrontare una descrizione più dettagliata di questo argomento, però ricordandovi che si tratta di un approccio basato sia sui valori che sulle prove. So let me summarize briefly where we have got to so far. Quindi facciamo un breve riassunto. Simon has shown us the central place of values in psychiatric diagnosis. Simon ci ha mostrato il ruolo centrale dei valori nella diagnosi psichiatrica. Philosophical value theory
shows that this is not a matter of mental illness being a myth or psychiatry being primitive. Quindi la teoria dei valori filosofici ci ha mostrato che non si tratta di della psichiatria come un mito o della salute mentale, della patologia mentale, della malattia mentale come un mito, della patologia mentale come un mito o della psichiatria. But about o della psichiatria come scienza primitiva. So not like Sacks or Kendall. Quindi non come Sacks o Kendall. But about our diversity of values as individual human beings. Ma piuttosto della diversità dei nostri valori come esseri umani. So values-based practice is a practical approach for working with that diversity. Quindi la pratica basata sui valori è una maniera pratica di affrontare questo tipo di analisi. Which is already being applied in policy and training. Che è già stata utilizzata sia nella formazione che nella politica. And the research frontier is psychiatric diagnostic classification. E la classificazione diagnostica psichiatrica è la frontiera della ricerca oggi. Which is where evidence and values meet. È anche il punto d'incontro di valori e prove. Yeah. So finally, what does this mean about psychiatric diagnostic classification in the future? Quindi alla fine per il futuro della classificazione diagnostica psichiatrica, cosa significa tutto questo? Well, remember the cartoon about psychiatry being in a mess? And that I said earlier Austin would give us an approach that amounted to a more complete view. E che avevo detto che Austin ci avrebbe dato uno strumento per raggiungere una visione più completa. What that more complete view has meant, as we've seen, is that the approach needs evidence and values. Questa visione più completa dunque sarebbe a significare che bisogna unire sia le prove che i valori. And that leads to what I'm going to call an and agenda for psychiatric diagnostic classification. Tutto ciò si potrebbe riassumere in una specie di agenda E più E. And, yeah. We say sometimes, is it either or? In genere diciamo è sia oppure o. Here it's and. Invece qua si tratta di un sia, e più e. And this is the and agenda. L'agenda sarebbe questa. That we need evidence and values. Cioè abbiamo bisogno di prove e valori. Reliability and validity. Affidabilità e validità. Causes and meanings. Cause e significati. Science and philosophy. Scienza e filosofia. Evidence and values we've looked at through these publications. E prove e valori che abbiamo visto in queste pubblicazioni. Reliability and validity. Affidabilità e validità is part of the problem that NIMH are attacking DSM over. Fa parte dei fondamenti sui quali, in base ai quali il DSM è stato attaccato. But they have forgotten where this classification came from. Però hanno dimenticato le origini di questa classificazione. The key figure in the 1950s. Negli anni 50 la figura chiave di questo lavoro. Who led to these classifications was not a psychiatrist. Non era che ha portato alla creazione di questa classificazione non era uno psichiatra. But a philosopher of science. Ma era un filosofo della scienza. And it's this philosopher of science, Karl Hempel, and his work on reliability and validity that is behind ICD and DSM. Ed è Karl Hempel, questo filosofo della scienza che è che si trova dietro la nascita della classificazione DSM e ICD. And if we go back to that philosophy. E se ritorniamo alle origini. We see very clearly that we need both reliability and validity. Comprendiamo che abbiamo bisogno sia di affidabilità che di validità. Causes and meanings. Cause e significati. Well, this of course is the familiar territory of Carl Jaspers. È un territorio familiare per Carl Jaspers. But interestingly, it's not this Carl Jaspers. Però la cosa interessante è che non parliamo di questo Carl Jaspers, ma di quest'altro. It's this Carl Jaspers 40 years younger. Che sarebbe 40 anni più giovane. This is the familiar image. Questa è l'immagine che siete abituati a vedere. And I saw that you used it on the conference. Ho visto program. Che l'avete usato per gli opuscoli. But it was this Carl Jaspers who wrote General Psychopathology. Però è questo qua l'autore della General Psychopathology. And he's
a young, lean, keen researcher. Un ricercatore giovane, brillante e pieno di energia. Like today's young, keen, lean researchers of Giovanni. Come quelli di oggi. And indeed the whole of the philosophy psychiatry movement. So science and philosophy. Quindi scienza e filosofia. Well, Thomas Sass would say it's because mental illness is a myth, and Bob Kendall because Sass it's a direbbe che primitive perché science. La psicologia è un mito e Kendall direbbe perché la psichiatria è una protoscienza. But what we've seen is that it's actually about a much richer picture. Però come possiamo vedere qui il ritratto, la fotografia generale è ben più ricca. A more complete view. È una visuale ben più completa. And that's what we need for sciences at the cutting edge. Ed è ciò che ci serve affinché la scienza sia vista come un qualcosa all'avanguardia. Oxford philosophy has two big areas for development. La filosofia di Oxford ha due grandi rami. One is psychiatry. Una è la psichiatria. The other is theoretical physics. E l'altra è la fisica teorica. Now, theoretical physics, most people would accept, is a science at the cutting edge. Ora, secondo molti, la fisica teorica è una scienza tra le più all'avanguardia. And Stephen Hawking is a theoretical physicist. E Stephen Hawking è un fisico teorico. But he's pretty much on his own in thinking that philosophy is dead, and certainly not in Oxford. Però diciamo che è proprio un suo punto di vista molto personale, quello secondo il quale la filosofia è morta, e non in Oxford. This is the Carl Jaspers behind general psychopathology. Questo è Carl Jaspers dietro la psicopatologia generale. When psychiatry was very much a science at the cutting edge. Quando la psichiatria era veramente una scienza all'avanguardia. And I believe that is where we should be again. Secondo me è ciò che dovrebbe essere di nuovo. Thank you very much.